Signori, buonasera a tutti, sono Francesco Corona, per chi non mi conoscesse ancora, sono docente di discipline informatiche, mi occupo di cyber security per due università a Roma e ho sempre nutrito una grande passione per la simbologia, soprattutto la simbologia esoterica. Infatti ho scritto dei libri sui simboli del mosaico della cattedrale di Otranto e andando avanti con questi miei studi sono riuscito a in qualche modo a trovare delle analogie tra i simboli del mosaico di Otranto e i pittogrammi della grotta dei cervi di Porto Badisco. Noi di fatto ci troviamo proprio sopra la grotta in qualche modo, siamo molto molto vicini. Io non ho la possibilità comunque di... Dunque, noi dovremmo essere grosso, questa è la cala di Porto Badisco, qui c'è l'ingresso della grotta, noi dovremmo essere in questa zona qui in questo momento, quindi siamo molto molto vicini a uno dei cunicoli, diciamo, dei tre percorsi interni della grotta, le tre diramazioni. Noi siamo in prossimità di quella più esterna e qui c'è la morfologia della discesa in grotta e dalla cala di Porto Badisco, ma anche da quassù, è possibile vedere l'ingresso che è qui vicino. Io ieri mi sono recato proprio al cancello d'ingresso e il tipo di conformazione della grotta avalla una delle mie prime ipotesi, è quella che i monaci del vicino monastero basiliano di San Nicola di Casole erano a conoscenza di questa grotta, anche perché la cala di Porto Badisco fungeva da porto per attività di pesca ittiche del monastero, soprattutto quando batteva tramontana dall'altra parte della costa, perché qui è protetto dalla tramontana, qui batte lo scirocco, quindi quando batteva tramontana i monaci utilizzavano la cala di Porto Badisco. Questo è documentato anche in reperti storici, diciamo in documenti storici del monastero. Dico questo perché i monaci del monastero basiliano di San Nicola di Casole sono coloro che hanno realizzato il mosaico della cattedrale di Otranto. Io nel corso della presentazione vi farò anche vi dirò quali testi hanno affrontato determinate problematiche. Ma quello che voglio fare questa sera è innanzitutto rendere omaggio a queste popolazioni neolitiche che hanno lasciato queste testimonianze uniche, veramente uniche. Io vorrei fare qualcosa di più rispetto a quello che la scienza accademica ufficiale ha fatto fino ad oggi, cioè vorrei, avete visto il video, ancora molte simbologie non sono chiare, non c'è un filo conduttore, non si capisce, si è parlato di iniziazione di bambini. Allora, io ho cercato di fare un lavoro, basandomi proprio sulle conoscenze del mosaico, su quelli che potevano essere i veri scopi di questa grotta. I scopi sono sicuramente scopi rituali iniziatici e in una specie di decalogo, in 12 punti, io tratto proprio tutto il percorso che l'iniziando, che effettivamente era un giovane, un preadolescente di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, che come ha detto lo speaker del filmato si firma con l'impronta della mano, bellissima questa impronta della mano. Io ricordo anni fa che ospitavamo un albanese che non sapeva scrivere, che mandava la lettera ai suoi genitori in Albania negli anni 80 firmandosi con la mano. Cioè, questo, io ritrovo proprio queste cose come se fossero un filo conduttore, ed è proprio un filo conduttore quello che lega le simbologie, il mosaico, i monaci del monastero basiliano di San Nicola di Casole. Noi in qualche modo entreremo all'interno di questo percorso. Per farlo vi racconterò due storie. Una è la storia di un giovane guerriero preadolescente che
si appresta a essere iniziato a questo percorso all'interno della Grotta dei Cervi. Ho datato l'evento al 3500 a.C. e poi c'è un altro evento importante, l'iniziazione di un cavaliere templare sul mosaico di Otranto, che deve percorrere l'albero della vita, deve come guerriero acquisire quello spirito sacro. La Chiesa dava la possibilità ai templari di ricevere questa iniziazione sacrale, e una volta che lo spirito guerriero, lo spirito diciamo sacro, lo spirito religioso si fondevano, a quel punto il guerriero, il templare, era pronto ad affrontare il nemico in Terra Santa. Perché la Chiesa nel 1166 vuole questo mosaico? Lo vuole proprio per questo motivo, perché dall'altra parte, durante le crociate, c'era un terribile nemico, che era la setta Sufi degli assassini. Ed erano una setta religiosa e guerriera. È stato il primo esempio di l'Oriente ha espresso sempre per primo questo concetto della sacralità unito al concetto di cavalierato, di cavaliere e di guerriero. Il cavaliere del Ribà, i monaci taoisti del monastero, i monaci di Bhutan. Quindi l'Oriente ha sempre espresso per primo questo concetto. Noi in Occidente non lo avevamo. Per la prima volta questo concetto viene voluto dalla Chiesa con i monaci templari, che sono monaci, quindi elemento sacrale religioso, e guerrieri, monaci guerrieri appunto. Sul mosaico di Otranto veniva effettuata un'operazione rituale, un'iniziazione, per creare proprio questo monaco guerriero. Quindi abbiamo questo parallelismo. Di fatto i monaci del monastero di Basiliano sono coloro che hanno realizzato poi questo mosaico, quindi sono i detentori della vera conoscenza simbolica del mosaico. E anche qui cercheremo di decodificare proprio questi simboli. Io mi sono occupato per quasi 7 anni di crittografia, di studi di intelligence per i servizi di intelligence, ho addestrato, adesso lo posso dire, prima non lo potevo dire, ho addestrato più di 300 agenti alle tecniche di techno-intelligence, ho dei riconoscimenti importanti anche istituzionali, per cui diciamo penso di essere in qualche modo investito del fatto di poter dire queste cose in modo anche scientifico, perché per poter dire queste cose ho studiato tutte le Darsana Hindu, tutta la cultura taoista, tutto il cavalierato, ho tenuto dei corsi anche di templarismo, tecniche diciamo di combattimento templare, perché i templari usavano questo loro simbolo, la croce delle 8 beatitudini, come tecnica proprio di combattimento, riuscivano a combattere contro 10 soldati, 10 nemici contemporaneamente. Quindi vi racconterò queste due storie e spiegheremo proprio questi simboli. Di Otranto e la grotta di Porto Badisco, due luoghi di profonda spiritualità dove si compivano sacri riti iniziatici. Nel 1500 a.C., 1169. I riti si compiono sempre o al solstizio d'inverno o al solstizio di estate. Quindi l'ipotesi è la notte del solstizio d'estate del 3500 a.C., il solstizio d'estate è il 21 giugno, grosso modo. Un giovane ragazzo non dorme, inquieto,
lo attende una prova importante dalla quale non può esimersi. Non è la paura a dominarlo, ma una aumentata percezione delle cose. Diciamo, è un giovane che sente e vive la realtà in modo più profondo degli altri, suoi coetanei. Conosce bene la tradizione del suo popolo, i riti di passaggio, e quando lo sciamano lo ha selezionato per la prova, egli è consapevole di esserne pronto. Analogamente, un giovane cavaliere templare, la notte del solstizio d'inverno, 21 dicembre, distanza del monastero di Otranto, è pronto per imbarcarsi in Terra Santa. Prima però dovrà purificarsi tutta la notte e sottoporsi a un rito iniziatico. Anche per lui non è la paura a dominarlo, ma un'aumentata percezione delle cose. Come vi dicevo, è stato addestrato con tecniche molto avanzate, è famelico con la sua spada consacrata a San Michele, è in grado di affrontare 10 nemici contemporaneamente ed ora è consapevole del perché è stato scelto. Adesso diamo una panoramica del senso con cui l'iniziazione veniva compiuta in grotta. È chiaro che lo sciamano porta i ragazzi che si firmano, con la fiaccola illumina le pareti sono anche state un po' ritoccate all'epoca, proprio per creare questa conformazione con cui la guida, lo sciamano, fa vedere i simboli e porta i giovani ragazzi a un livello aumentato di consapevolezza, oltre di più di quello che già loro sono, perché loro già hanno dato prova allo sciamano di essere preparati, ma lo sciamano chiede qualcosa di più a loro. Cosa chiede? Vedete le mani? Lo sciamano, in modo quasi didattico, accompagna questi ragazzi in grotta e spiega una serie di simboli. È lui che spiega ai ragazzi, li prepara a determinati eventi. Li prepara a comprendere determinati simboli che sono incomprensibili anche per noi. Cosa sono questi simboli? Qui c'è uno studio scientifico su questi simboli della dottoressa Leoni, che credo sia l'unica che si sia veramente avvicinata a capire i simboli della grotta dei cervi. Sono i cosiddetti fosfemi. Cosa sono i fosfemi? I fosfemi sono delle manifestazioni di luce che persone che hanno particolari capacità, che hanno sviluppato una sorta di energia interiore, manifestano. Allora lo sciamano spiega questi simboli, spiega cosa deve fare il giovane per potenziare queste sue capacità, focalizzando in certo modo questi simboli. Poi gli darò anche riferimenti bibliografici di questi studi. Questa è la classica rappresentazione dello sciamano. Come potete vedere, questa rappresentazione in forma chiaramente antropomorfica diversa sul mosaico c'è identica, vi assicuro, ve la farò vedere. È una danza rituale, ma una danza sopra due serpenti, vedete i serpenti sotto? E poi il capo è sempre rappresentato dello sciamano in forma triangolare per un motivo ben preciso, e il capo ha, come potete vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte, va bene? Poi capiremo cosa significa, cosa vuol dire. Adesso non parlo perché la mente deve fissare determinati simboli, io vi farò vedere perché il simbolo è chiaro se prima viene fissato mentalmente.
quindi adesso non dico nulla, poi spiegheremo cosa significano queste immagini geometriche che sono, credetemi, di una potenza inaudita, io dopo ve le spiegherò. Questo, ve lo accenno, è il sigillo di Salomone aperto, la stella di Davide, il simbolo che sta sulla bandiera di Israele, ma è un simbolo ancora più antico, un simbolo induista, ma prima ancora dell'induismo è un simbolo atlantideo, che ha un significato particolare. Adesso non parlo, poi ci arriviamo a capire. Oh, queste cose che vi sto dicendo, i monaci del monastero, ci sono proprio dei documenti ufficiali, le compivano quotidianamente, queste tecniche, queste cose che vedremo stasera. E vi farò anche, vi dimostrerò con dei palinsesti dell'undicesimo secolo che i monaci facevano le stesse cose che facevano gli scemani 3500 anni fa. Queste sono tecniche che sviluppano delle energie interiori. Nel giudaesimo vengono chiamate tecniche del Masè Merkavah, che non è il carro armato, che la Merkavah è il più potente carro armato al mondo in questo momento, ma capite come i simboli sono stati completamente ribaltati dai giorni oggi, dai giorni nostri, mentre all'epoca, parliamo già del VI-VII secolo avanti Cristo, tutta la tradizione di Re Salomone, eccetera. Tant'è vero che la stella a sei punte è il sigillo di Re Salomone, viene chiamato, costituivano delle tecniche che andavano sotto il nome di Merkabah in ebraico, mentre in egizio si chiamavano Merkabah con la P. Il Ka e il Ba sono il corpo e lo spirito in egizio. Mer è la piramide si chiama Mer in egiziano. Quindi Merkabah significa corrispondenza, rotazione piramidale di corpo e spirito. Oh, detto questo, credetemi, vi assicuro che le stesse identiche tecniche sono rappresentate nel mosaico della cattedrale di Otranto, chiaramente rivolte con delle finalità, degli obiettivi leggermente diversi, perché si voleva proprio predisporre il cavaliere perfetto, il cavaliere, diciamo, il monaco guerriero. E quindi tutto il mosaico di Otranto, dai simboli veterotestamentari, simboli mitologici, si passa ai simboli, diciamo, all'equilibrio delle forze contrapposte, il bene e il male, gli alberi delle navate laterali del mosaico, le forze della cosmogenesi, i sigilli, fanno parte della tradizione ebraica, e poi in qualche modo l'albero centrale, il percorso regale centrale, che anch'esso in modo principale si riferisce alla cabala ebraica. Poi capiremo cos'è questa cabala ebraica, non è la cosa dei numeri che si vanno a giocare all'otto, non è proprio niente, è un sistema filosofico e teologico degli antichi ebrei. Ecco, adesso, dopo questa premessa, andiamo a entrare proprio nel percorso della Grotta dei Cervi. Abbiamo compreso che è un'iniziazione di giovani guerrieri che si firmano con le impronte delle loro mani. E la prima immagine che lo sciamano fa vedere a questi
giovani, e proprio, e questo è il punto 1 del percorso iniziatico, è tutta una serie di volti con quattro occhi, dei mostri con dei tentacoli. Faccio una premessa: nella grotta di nelle grotte francesi di Lascaux, che sono con le immagini del Paleolitico, quindi sono ancora più antiche di quelle della Grotta dei Cervi, troviamo delle immagini molto dettagliate, vedete? Sembrano quasi delle opere d'arte, guardate quanto sono belle. Eccola qui, a fianco il bestiario della Grotta dei Cervi. Cioè, non è che l'uomo neolitico non fosse in grado di rappresentare la realtà così, ma se la funzione rituale ed è rivolta ai ragazzi di 7-11 anni, va da sé che dovevano utilizzare un certo tipo di contenuti informativi adatto a questi ragazzi. Ed ecco perché sono rappresentate così in forma, perché non è tanto l'immagine in sé, ma il contenuto che deve essere dato. Quindi torniamo. Torniamo al primo passo iniziatico all'interno della grotta. Quindi, l'iniziato comprende come ci si deve liberare dalle paure, dalle brame, dai mostri e dai demoni. E questo fa parte di tutti i sistemi, come dire, pseudofilosofici o teologici. Cioè, noi dobbiamo, Dante stesso, nella Divina Commedia, compie una discesa negli inferi, no? Perché? Perché ti devi liberare di tutti i mostri prima. E quindi viene insegnato al giovane guerriero come ci si libera da questi mostri. Vedete queste figure con i tentacoli, questi uomini strani con delle teste strane, questa figura di una donna che potrebbe essere quasi una strega, vedete? Allora, il punto primo è liberarsi delle paure, delle brame. Punto 2. L'iniziato deve comprendere i due piani della realtà, il piano astrale e il piano fisico. Cielo e terra, come in cielo così in terra. Cioè, in questa immagine c'è una distinzione precisa di ciò che avviene nel piano superiore, nel piano astrale, e di ciò che avviene sul piano della realtà fisica. Tra l'altro si possono anche sottolineare dei gruppi pittorici che andiamo a individuare, due gruppi pittorici sulla parte astrale e tre gruppi pittorici sulla parte, diciamo, fisica della realtà oggettiva. Andiamoli a comprendere. Chi sono queste figure? Sono i numi tutelari, sono una sorta di angeli, sono gli sciamani ormai defunti che proteggono la tribù. Vedete? Questo è uno sciamano, una figura di sciamano che non ha sette puntini in testa come quello che troviamo nella realtà fisica, perché quello è uno sciamano vivente, ne ha tre, cioè dal 3 si passa al 7, anche questo è un concetto particolarissimo, cioè ha unificato tutto il sistema interiore dei sette chakra. Poi vediamo, li vediamo proprio esplicitamente, perché il concetto dei due serpenti che in qualche modo salgono lungo la colonna vertebrale, poi illuminano i sette chakra, e poi questo si manifesta nel capo dello sciamano, che è esplicito nella foto dello sciamano, qui nel nume tutelare, nello sciamano defunto, che magari sarà stato un grandissimo sciamano che viene ricordato, che magari è l'unico che ha avuto la possibilità di essere defunto in grotta, perché in grotta abbiamo solo due teschi, due scheletri sono stati trovati nella Grotta dei Cervi, oltre a tutti, come dire, i suppellettili funerari in onore della Dea Madre, che potevano essere ricondotti all'età paleolitica, ma nell'età neolitica abbiamo solo due scheletri che, secondo i miei studi, sono lo scheletro dello sciamano
tutelare, diciamo, è lo scheletro del guerriero che ha dietro, vedete, il soffio, ha queste spirali. Che sono queste spirali? Sono è un guerriero cosiddetto mantico, cioè lui con delle tecniche di respirazione ha sviluppato questa energia, ma non è della classe sciamanica, è un guerriero che è riuscito a fare questo tipo di attivazione di energie interiori. Quindi i due scheletri sepolti sono uno dell'antico sciamano, l'altro lo scheletro del guerriero, che hanno delle caratteristiche superiori e che vengono in modo oracolare interrogati dallo sciamano vivente. Lo sciamano vivente fa vedere come entra in contatto con lo spirito o del guerriero o dello sciamano defunto. Ma lo fa a scopo didattico, cioè lo fa perché vuole capire come il ragazzo reagisce. Vi faccio vedere, ogni tanto devo dire che i film possono rendere bene l'idea di certe cose. Vi faccio vedere l'iniziazione, come rappresentata nel film Alexander, in grotta, del giovane Alessandro Magno. È il mio preferito. Ma non c'è gloria senza sofferenza. Scusate. Ha vendicato la sua morte. E il suo destino? Deve morire. Papà Filippo, il macedone, porta Alessandro Magno in grotta e lui inizia. Ha l'aspetto regale, non sacerdotale. Infatti a un certo punto lui fa una domanda che è tipica della sacralità, ma non sa rispondere. Un giorno io sarò su muia come questo. Ricordati di Prometeo, rubò il segreto mito del fuoco di dei per farne dono agli uomini. Zeus si infuriò a tal punto che incatenò Prometeo a una roccia del grande Caucaso. E ogni giorno la sua aquila andava a beccare il fegato di quel poveretto. E ogni sera il fegato ricresceva per poter servire da pasto il giorno dopo. Un misero destino. E si ferma qua, Filippo. Perché fa Alessandro? Chi conosce questi misteri? Chi conosce questi misteri? Comunque. Ed è qui che il sacerdote entra, lo sciamano entra. Perché lo sciamano spiega perché Prometeo è incatenato. Perché Prometeo, con lo sparviero, diciamo, l'aquila che becca la sua ferita, che rigenera, goccia il sangue a terra, dal sangue nasce una pianta che è il soma terrestre, che è l'albero della vita. Ok? E anche Alessandro Magno, che tra l'altro sta sul mosaico di Ota, una bellissima immagine di Alessandro. Quando scoprì si trovano anche delle immagini mostruose. Adesso Filippo gli farà vedere delle immagini molto mostruose, che arriva troppo tardi. Ma lui le supera. Medea massacrò i suoi due figli per vendetta quando Giasone la lasciò per una moglie più giovane. L'immagine sembra Medea, l'immagine che sta dentro alla grotta di Porto Badisco, no? Questa immagine così mostruosa. Mia madre non mi farebbe mai del male. Non è facile sfuggire alle nostre madri, Alessandro. Non è facile sfuggire alle nostre madri, è vero questo, anche nella realtà di tutti i giorni. C'ho mia madre lì, ne so qualcosa. Comunque, vabbè, detto questo, dopo questa battuta, ecco, i due piani della realtà, queste sono tutte entità tutelari. Qui abbiamo le scene di vita di tutti i giorni. Abbiamo un cacciatore, un guerriero che è investito dallo spirito del soffio. Da dove si deduce che queste spirali sono riferite a particolari attitudini? Questa cosa, io vi suggerisco di leggere dei libri su Alzafrieni, sull'ipogeo di Alzafrieni. Io ci sono stato due volte, tra l'altro, per andare in questo ipogeo bisogna prenotarsi mesi prima, perché è impossibile entrarci se non ci si prenota prima. In questo ipogeo, vediamo un attimo, ecco qua, ecco, questo è l'ipogeo di Alzafrieni. Vedete le spirali, i simboli
i simboli circolari, in questa sala viene fatta la prova delle vibrazioni, cioè viene pronunciata la OM, la famosa OM, che entra in vibrazione e dura per minuti. Ci sono delle persone che si sono anche sentite male con queste vibrazioni, perché non è semplice, recepire questo tipo di vibrazioni. Qui ci sono degli studi anche scientifici che dimostrano che queste tecniche mantiche, tecniche di vocalizzazione note nel Paleolitico, servivano proprio a far sì che, qui c'è la sala dell'oracolo, si chiama proprio sala dell'oracolo, l'oracolo si distendeva, queste vibrazioni, sotto era tutto pieno di scheletri, ecco, però lì era operativo, non era didattico, cioè qui c'erano proprio gli scheletri dei loro sciamani, tutti sepolti lì, e vi farò vedere il metodo, con delle tecniche particolari l'oracolo entrava in contatto con lo spirito di questi defunti in un campo vibrazionale che veniva dato da tutti coloro che officiavano al rito all'interno di questa sala, dove ci stanno proprio le spirali. Quindi bisogna anche fare un'analisi comparata. Diversa è la funzione funeraria della grotta dell'ipogeo di Torre Pinta, no? Torre Pinta è una grotta con finalità funerarie, c'era la camera di incenerimento, venivano bruciati i morti e venivano riposti in queste teche, che poi sono diventate celle di una colombaia romana nel periodo successivo, ma prima quello che i messabi facevano a Torre Pinta era evocare lo spirito del drago. Sul mosaico abbiamo il drago che, guarda caso, sta stringendo il cervo che troviamo nella grotta dei cervi. Il cervo è il simbolo della luce, del Cristo, in questo caso, il Christos Phos, Cristo luce, che viene stritolato dalle brame, dalle paure, dai desideri, dagli egoismi. Quindi ritroviamo sempre lo stesso tema. Questo io già lo dico nella triplice via del fuoco del mosaico di Otranto, cioè bisogna liberarsi dalle brame come primo step, primo passaggio per un percorso superiore. E qui, punto 3, lo sciamano mostra all'iniziato come entrare in contatto con gli spiriti tutelari degli antenati. Ripeto, a scopo didattico. Come si entra in contatto? Ve lo dico subito. Loro, questo dagli studi di Alzapieni, loro per esempio si tagliavano la ferita, il loro sangue lo facevano gocciare o sullo scheletro, sulla testa dello sciamano o sulla testa del guerriero sacro. A quel punto succedeva qualcosa per cui lo sciamano entrava in contatto con lo spirito del defunto sciamano, con lo spirito del defunto guerriero. Questa cosa veniva fatta davanti ai ragazzi. Allora, voi immaginate se fosse vero tutto questo, se fosse vero quello che c'è scritto e che io ho studiato, e cosa può succedere? Può succedere a questo punto il giovane, di fronte a uno spettacolo di questo tipo, no? Acquisisce qualcosa, cioè inizia a essere turbato, ma deve controllare, perché comunque sta davanti al suo sciamano, al suo maestro. Punto 4. Lo sciamano spiega poi l'importanza dei fosfeni e mostra all'iniziato come visualizzarli nelle varie tipologie. Anche qui c'è uno studio scientifico sui fosfeni, ve lo faccio vedere, io ho messo anche un po' di bibliografia. Ecco, qui per esempio la tabella dei fosfeni, dei 15 fosfeni di Knoll. Ve la metto così la potete vederla. Sì, fai pure foto, non ti preoccupare. Ecco. Anche perché questo studio scientifico sui fosfei
è stato ripreso proprio dalla dottoressa Leoni, che secondo me è l'unica che si è avvicinata a capire veramente i simboli, però non ha dato una visione d'insieme che sto dando io oggi. Infatti uscirò con una pubblicazione sicuramente, a parte un articolo che scriverò in questi giorni. Il testo di riferimento della dottoressa Leoni è questo qua, ve lo faccio vedere. Allora, la fosfenica grotta dei cervi, vedete? La fosfenica grotta dei cervi. Poi parleremo anche di quest'altro testo di fine Ottocento, che c'è una ristampa mediterranea, Il potere del serpente, perché questo riguarda proprio le capacità dello sciamano. Vi ricordate i due serpenti sotto, no? Andiamo a capire cos'è questo potere del serpente, che non è niente di negativo, vi assicuro, perché se lo stemma, il simbolo della medicina qual è? O uno o due che si incontrano. Tutte le autoambulanze hanno il bastone di Esculapio. Ecco. Questo era un contenuto presente già nei pittogrammi della Grotta dei Cervi 3500 anni fa. Andiamolo a vedere. Ecco, ci arriviamo, perché prima c'è il punto 5, cioè nel momento in cui i fosfeni, cosa sono? I fosfeni, quando il guerriero acquisisce delle capacità sacrali, o lo sciamano inizia a sviluppare determinate, inizia a sentire il cervo, quando lo sciamano inizia a sentire lo spirito del cervo, il cervo ha funzione rituale sacra, anche qui non è, se voi vedete, solo nelle immagini molto antiche c'è un cervo trafitto, ma i cervi sono, sembra come che se stiano al pascolo insieme, se siano i cani da guardia dei cacciatori. I cacciatori stanno puntando ad altre cose, stanno puntando a dei grovigli, che sono tutte le negatività che si possono scatenare, è la cosiddetta selva oscura di Dante Alighieri, cioè tutte le negatività che si possono manifestare nella realtà oggettiva vengono rappresentate da questi grovigli. Li vedremo meglio. Lo sciamano insegna al giovane guerriero che non solo deve visualizzare questi fosfeni, cioè queste luci che in qualche modo gli si manifestano, traguardando l'occhio in alto, proprio una tecnica anche dei monaci. I monaci vedevano queste luci, il Cristo sposto, e poi compivano delle cose, delle particolari tecniche meditative con queste luci. Lo sciamano dice: non solo tu le devi visualizzare, ma mi devi andare anche a cercare i particolari. Allora, questa cosa, anche questa, è affrontata molto bene dalla dottoressa Leoni in quel libro che io vi ho fatto vedere. Cioè, lo sciamano insegna che quando si manifesta il fosfema deve essere visualizzato, analizzato, bisogna entrarci dentro mentalmente, è una tecnica. Perché? Perché questa tecnica potenzia le capacità intuitive dello sciamano. Poi abbiamo detto che l'iniziato firma la sua presenza poiché si sottopone alla prova, e questo lo ha detto anche il video originario che abbiamo visto, quello in tre dimensioni. Ah, chi non l'ha visto, lo vuole rivedere in tre dimensioni con gli occhialini, faremo un'altra proiezione poi, chi non ha beneficiato. Ecco, quello che vi dicevo, guardate, qui, se andiamo a guardare questa immagine, il guerriero sta fronteggiando il groviglio, quindi sta fronteggiando tutto insieme di problematiche che possono scaturire sulla tribù, che possono essere calamità naturali, possono essere fiere che aggrediscono il villaggio, possono essere... Ma come le fronteggia? Non le fronteggia soltanto con arco e freccia, le fronteggia anche con il soffio, con delle capacità aggiuntive. Vedete che ci stanno a fianco ai grovigli, i cervi stanno per conto loro da altre parti, ma non stanno lì a fronteggiare, sono gli uomini con capacità superiori che sono in grado di affrontare
questi grovigli, vedete? Vengono contenuti, questo è più vicino, poi quando si avvicina l'altro, le capacità mantiche dei guerrieri proteggeranno la tribù e affronteranno tutti gli elementi negativi utilizzando tutte le loro capacità. Questo è il significato di questa immagine che nessuno è mai riuscito a decodificare. Ma diciamo che è la mia interpretazione, io non è che ho la presunzione di dire il vero, però credo che sia una linea interpretativa molto molto interessante e vicina a certi contenuti in funzione di certi studi che ho fatto e che vi farò vedere. Anche qui, albero della vita del mosaico di Otranto, albero vivente della grotta dei cervi. Vedete, qui abbiamo una forma d'albero con i piedi che cammina. Lo sciamano spiega all'iniziato i principi dell'albero senza radici o albero della vita. Anche qui l'albero del mosaico di Otranto alla base c'ha degli elefanti indiani e ha un topolino. Il topolino è l'elemento che mette in movimento l'energia statica. Questa energia risiede in un punto esatto dell'essere umano e va destabilizzata con delle tecniche. Lo sciamano dice, guarda, che identifica poi l'albero della vita con il cervo, vedete? Lo identifica con il cervo, vedete che i rami dell'albero sono le corna del cervo. Ci sono altre immagini in cui il guerriero ha le corna in testa, le corna del cervo. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è che il guerriero deve anche sentire lo spirito del cervo. Perché? Lo sciamano molte volte va a seguire le tracce del cervo dalle sue feci e cerca di capire dove mangia il cervo. Perché? Il cervo ha funzione psicopompa, cioè è nella tradizione una figura di passaggio dal regno vivente al piano astrale. Il cervo ama nutrirsi di funghi allucinogeni e quindi lo sciamano va a guardare quello che mangia il cervo perché poi prende le erbe, i funghi e li prova su se stesso. Anche qui vi faccio vedere una scena bellissima di un film che conoscerete molto bene, in cui il maestro spiega all'allievo lo spirito del cervo. Devi sentire il cervo. Il suo cuore che batte. Il suo sangue. Corri! Avanti, coraggio! Lo sento, Ramirez! Lo sento! Lo spirito del cervo. E lo sciamano insegna proprio questo ai suoi ragazzi, lo spirito, a sentire lo spirito del cervo. Ecco perché la grotta è piena di cervi. Non sono scene di caccia, i cervi non sono feriti, almeno in età neolitica. Cioè in età neolitica aveva una funzione rituale in cui lo sciamano spiega proprio come seguire il cervo, come sentirlo, come andare a trovare i cibi che lui che mangia, i funghi, le erbe, per vivere proprio questa esperienza. Andiamo avanti. Adesso entriamo in quella che fino adesso è stata definita la figura più misterica, diciamo, della grotta dei cervi, lo sciamano. Sciamano vivente. Allora,
Lo sciamano spiega se stesso in questa foto ai ragazzi. Spiega il potere del serpente. Vedete i due serpenti sotto lo sciamano che danza? Cosa sono questi serpenti? Sono le due correnti cosiddette Ida e Pingala della tradizione indù. Li troviamo nella tradizione indù, ma lo troviamo anche nello stemma della medicina, no? È l'energia curativa di cui lo sciamano si serve come potere interiore. Infatti lo sciamano è risaputo che ha poteri guaritori. Ma lo sciamano non deve solo conoscere le due correnti del Pingala serpentine, deve saper attivare tutti e sette i chakra, vedete, i centri energetici del corpo umano. Ed ecco perché viene rappresentato con i sette pennacchi in testa. Sono i sette chakra che vengono risvegliati. Io poi vi faccio vedere una figura analoga sul mosaico di Otranto, analoga, con i serpenti sotto, altri due immagini a forma di serpente sul volto di una persona. Quindi lo sciamano spiega quali sono i suoi poteri, ma solo a chi è qualificato a ricevere questi messaggi. Oltre a questa capacità interiore di risvegliare i chakra, lo sciamano spiega al suo allievo che c'è la possibilità di accedere anche a un livello superiore di conoscenza. Ed è rappresentato da questa immagine che vi dicevo prima, il sigillo di Salomone aperto. Questo è un sigillo di Salomone aperto. Gli effetti del potere del serpente. La meditazione Merkava. Ve l'ho spiegato cosa significa Merkava. La Merkava è questa unione dei quattro triangoli. Questi sono anche rapportati ai 12 segni zodiacali. Sono questi sono i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Ciascun elemento ha tre segni, no? Ci sono tre segni d'acqua, tre segni di fuoco, tre segni d'aria e tre segni, diciamo, di terra. Anche questa cosa è presente, ve la faccio vedere, nel mosaico di Otranto. Quindi quando lo sciamano attiva i sette chakra, deve entrare in una sorta di meditazione in cui il suo corpo vibra secondo i canoni della Merkava. Vi faccio vedere l'equivalente, dei quattro trigoni spiegata nel mosaico di Otranto. Cosa fa Pantaleone, il monaco, l'autore del mosaico? Dice, qua individua i tre segni d'acqua, di terra, i tre segni d'aria sul mosaico, i tre segni d'acqua, i tre segni di fuoco. Cioè dice, prendi il cerchio zodiacale, prendi i 360 gradi dello zodiaco e lo dividi in tre, che sono i tre segni d'acqua, di terra. Lo dividi in altri tre spostati di quasi di 90 gradi e ti fai quelli d'aria. Lo sposti ulteriormente, ti fai i segni d'acqua e poi i segni di fuoco. Unisci questi triangoli e ottieni il cosiddetto archeometra, che viene usato diciamo in astrologia. Tant'è vero che al centro della cosmologia del mosaico di Otranto c'è un asino arpista. L'asino arpista rappresenta Astaroth. AST come astrologia, ok? Cioè Pantaleone il monaco dice, guarda che tu devi accedere a un sistema cosmologico per poter capire i quattro elementi e farli vivere dentro di te. Diciamo che sono delle tecniche che i monaci sapevano fare. Le vediamo meglio, vi faccio vedere una di queste tecniche che risulterà chiara, a me è risultata chiara subito, a voi risulterà ancora più chiara, perché ve la spiego. Guardate, il sigillo di Salomone aperto
Ecco, analogia con le tecniche esicaste. Le tecniche di monaci si chiamano esichia, tecniche esicaste. Allora, guardate cosa c'è vicino al sigillo di Salomone aperto. C'è un embrione. Lo vedete? Quel feto? Convenite con me che è un feto, quello lì? Può essere. Sicuramente al cordone ombelicale. Ecco. Non tutti possono essere d'accordo, io dico che è un feto. E sapete perché è un feto? Perché questa è una tecnica che i monaci chiamano onfaloscopia, in cui per sviluppare le energie, prima delle tecniche della Merkava, si sottopongono a delle posizioni fetali. Guardate, questo è un palinsesto dell'undicesimo secolo, che spiega proprio le tecniche con cui i monaci sono in grado di sviluppare questa energia. Diciamo che in modo quasi simile, non so se avete visto mai le preghiere ebraiche in cui l'ebreo si mette sulla fronte e poi inizia a modulare, a muoversi in questo modo, serve a risvegliare proprio l'energia lungo la colonna vertebrale e attivare i chakra. I monaci basiliani, autori del mosaico, facevano proprio questo tipo di tecniche. Queste tecniche erano note agli sciamani 3500 anni fa. Un'altra immagine che spiega ancora meglio la Merkava, guardate, qui abbiamo un monaco che ha attivato l'energia, infatti tutti i santi vengono sempre rappresentati con l'aureola in testa, perché l'aureola è l'energia che nasce proprio dall'osso sacro, si chiama sacro apposta, risale la colonna vertebrale ed esce dalla fontanella in cima alla destra. Si chiama fontanella anche per questo, perché crea un effetto di energia che esce. Tutti i santi illuminati hanno l'aureola in testa. In questo caso l'aureola è potenziata, ma il santo è inserito all'interno della Merkava, vedete? Il cosiddetto corpo di diamante folgore, questo qua che sta ruotando. Cosa sta facendo il monaco? Il monaco si sta concentrando su un fosfema, vedete? Sta guardando una luce. Perché? Perché ha attivato la Merkava e gli si attiva la forma di energia esterna. Si chiama Bindu in Hindu, in sanscrito. È il punto all'infinito, una luce all'infinito che viene attivata quando, che viene resa visibile quando l'ascete, il monaco, il santo, attiva questa energia. Nel caso della preghiera esicasta, il Bindu, il punto di luce, diventa il Christos Phos, il Cristo luce, ed è la tecnica del Christos Phos. Infatti nell'iconografia viene messo Cristo dentro la luce, vedete? Sono tecniche di 3500 anni avanti Cristo, le stesse. Quindi questi uomini con la clava di cui parlano non sono persone tanto ignoranti, no? Sono persone dotate di conoscenze che noi ormai abbiamo perduto. Ed ecco perché adesso non abbiamo la chiave di lettura. Tutti gli studiosi, gli accademici, si arrampicano sugli specchi a capire perché c'è quello, perché c'è quell'altro. E questa è la spiegazione. Ma basta tornare già dove abbiamo i riferimenti, cioè nell'undicesimo secolo, con i monaci del Monte Athos, i monaci basiliani, per capire queste tecniche, e queste tecniche ci fanno da ponte per capire proprio l'onfaloscopia, per capire le tecniche della Merkava, le tecniche del sigillo di Salomone, degli uomini primitivi. Quindi non abbiamo ancora perduto la conoscenza, basta studiare. E quindi è chiaro che io adesso ho creato una simulazione. Il monaco sente proprio questa energia intorno a sé, la vive. Sapete a cosa corrisponde questa forma di energia? Ve lo dico subito. È un orgasmo prolungato all'infinito. Vi dico com'è la cosa. La verità è questa. Cioè, il concetto di beatitudine di un essere illuminato
E proprio quello è sentir vivere una sorta di orgasmo all'infinito. Ed ecco perché, lo so, vi viene da ridere, pure a me, ma è così. Perché il concetto in sanscrito si chiama Sat Chit Ananda, essere, coscienza, beatitudine. E sul testo Satchakra Nirupana del V secolo a.C. c'è spiegato proprio questo. Viene detto che questo effetto di beatitudine corrisponde alla potenza di 1000 soli, tutti concentrati sulla testa. Pensate cosa può vivere un asceta. No? Un asceta che vive questo Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda è l'unificazione di queste tre parole: essere, coscienza, beatitudine. Chiaro che questi, quando ecco perché poi rimangono in grotta e ci rimangono per sempre, perché vivono queste esperienze statiche e difficilmente sono capaci poi a comprendere la realtà, no? Fatta di brami, di egoismi, di vita terrena. Lo so. Allora, lo sciamano, punto 11, abbiamo quasi finito. Lo sciamano spiega come avviene il risveglio e il luogo sacro dove avviene la generazione. Io ho scritto osso sacro. L'osso sacro è il coccige, no? Il coccige perché si chiama osso sacro? Si chiama osso sacro per questo, perché all'interno del coccige c'è il punto più sacro dell'essere umano, che se destabilizzato produce l'emissione di questo flusso energia che poi esce dalla fontanella in cima alla testa. Vi faccio vedere, allora, guardate questa cosa interessantissima. Cosa può assomigliare questa qui? Questa, sapete cos'è? Questa è la colonna vertebrale alla base del coccige. Lo sciamano, in modo molto saggio, spiega all'allievo che è nell'osso sacro che si forma l'energia. Vedete come si sovrappongono i punti di quella immagine con le vertebre? Per me è chiaro, non so se è chiaro pure per voi, ma per me è chiarissimo. Lo so, sembra assurdo, ma è così. È molto difficile per chi è abituato come noi a una realtà come quella di tutti i giorni entrare dentro queste cose. Le cose sono due: o chi sta parlando è pazzo, o chi sta parlando ha studiato talmente tante cose ed è convinto di quello che dice. Io sono convinto di quello che dico, non sto dicendo bagionate, sto dicendo cose che posso dimostrare scientificamente con testi, con letture, con riferimenti bibliografici. Ecco. D'altro canto, lo sciamano, quando vi muore qualcuno, ce l'ha lì davanti, è come se fosse il medico di medicina legale. È lui che poi muore una persona, è lui che si prende carico del defunto, nessun altro. No? L'uomo della medicina è lui, è lo sciamano. E sicuramente uno sciamano di 3500 anni fa ha molte più conoscenze di noi. Sul mosaico succede la stessa cosa. Io non voglio adesso tediarvi, ci sono i miei libri, c'è Sentieri di Iniziazione, dove io spiego proprio tutte le simbologie. C'è il saggio, la triplice via del fuoco, spiega tutta la parte dei monaci, quello che facevano, come le loro tecniche. C'è poi il romanzo Dante e i misteri di Otranto, che è questo qui, dove io faccio discendere Dante nella grotta di Zinzulusa a essere iniziato da un monaco, in questo caso nel 1307, quando Dante viene bandito da Firenze. Io sono convinto che Dante è venuto a studiare in questo monastero che era attivo ed era uno dei più importanti monasteri dal punto di vista culturale, un'università, chi voleva studiare aveva vitto alloggio gratuito, il monastero di Casole, che sta qua su, ci sono i ruderi, potete andarlo a visitare, non so se lo avete visto, sta dopo il radar andando verso Otranto, c'è una masseria e lì ci sono i ruderi del monastero, distrutto dai turchi nel 1480. Secondo quanto io scrivo sul mio romanzo, che ha vinto anche un premio letterario nel 2009, premio letterario internazionale L'Osservatorio, questi monaci, quando sono stati attaccati dai turchi, secondo me hanno preso
alcuni di questi libri e li hanno sepolti nelle grotte, nella grotta di San Nicola, nelle grotte intorno al... Questa è una mia ipotesi narrativa, che è stata ripresa anche da Voyager pochi giorni fa, è uscito un mio servizio su Rai 2, e sono convinto che ancora se organizziamo degli scavi archeologici viene fuori qualcosa intorno al monastero. Non è andato tutto perduto, secondo me. Perché il vero tesoro del monastero sono questi libri, dove loro raccontano queste cose. E quando tu sei attaccato, che fai? Il vero tesoro lo vai a proteggere. Se tu hai solo i figli piccoli, li vai a nascondere. Se tu hai, degli averi, dei gioielli, li vai a nascondere se viene attaccato. I monaci hanno nascosto il loro vero tesoro, che sono i libri. Quindi non è andato tutto perduto, secondo me. E poi ci voglio credere a questa cosa. Ci voglio credere. Quindi il cavaliere templare, allo stesso modo, si sottoponeva a un rito. Perché il cavaliere templare? La chiesa di Otranto è stata consacrata ai templari. Se andiamo a vedere il portale della cattedrale di Otranto, sul portale della cattedrale di Otranto c'è proprio la croce templare. Ve la faccio vedere. Eccola qua. A parte che c'è una tomba con delle croci templari, che può essere il luogo di sepoltura di un cavaliere templare illustre, perché sta allineato con Re Artù, questa, con le immagini di Re Artù del mosaico. Ma qui abbiamo proprio il sigillo templare, la croce patente templare, eccola qua. Tra l'altro, la croce bizantina è stato il primo simbolo che Wormund donò a Ugo dei Pagani, a Hugh de Penck, il primo gran maestro dell'ordine dei templari. Il secondo gran maestro riceve nel concilio di Troyes la croce patente, che poi diventa il vero simbolo. Robert de Craon, che si chiama Roberto di Corona. Guarda qua. Roberto di Corona si chiamava. Vabbè, è stato il secondo gran maestro dell'ordine dei templari, il quale ebbe tante concessioni da parte del Papa, e il Papa aveva il controllo diretto sull'ordine dei templari tramite il gran maestro. Quindi i templari non dipendevano da nessuno. Per loro fu realizzato questo investimento del mosaico, c'è una bolla di Celestino III che dice a tutti i vescovi del Salento, della terra d'Otranto, dice... per cortesia, sono stufo di ricevere da voi informazioni sul fatto del perché io sto spendendo soldi su Otranto, fatevi i fatti vostri, a Otranto ci penso io, i soldi in malachinos d'oro che il Papa dava alla Chiesa per tramite dei templari, Celestino III si impose e dice: voi vescovi non dovete più interferire su quello che faccio io a Otranto, va bene? Poi c'è un'altra cosa bella su Otranto, c'è una frase del rabbino Tab, perché nel monastero di San Nicola di Casole avevamo un'accademia di scienze talmudiche ebraiche. Il rabbino Tab dichiara: da Bari esce la legge e la parola di Dio da Otranto. È fortissima questa cosa. Da Bari esce la legge, la Torah, e la parola di Dio da Otranto. Quindi Otranto è riconosciuta anche dal mondo ebraico, non è riconosciuta solo dalle comunità cristiane. Gli ebrei andavano a studiare dentro il monastero di Casole, studiavano Talmud, studiavano in questa accademia talmudica. Quindi i monaci svolgevano anche un ruolo di istituzionale verso le altre religioni, pazzesco. Ma questo è chiaro anche del fatto che il papato, la Chiesa, il Vaticano, diede ai monaci l'autorità di gestire tutti i rapporti metropolitani, cioè tutti i rapporti con l'Oriente, li tenevano i monaci di Otranto, non li teneva la Chiesa d'Occidente. Più volte tentarono di impossessarsi, di sostituire i basiliani con i benedettini,
e non ci riuscirono. Perché? Perché le popolazioni locali si imposero e dissero: voi non ci toglierete mai il rito greco, noi rimaniamo col rito greco, è inutile che tentate di latinizzare, qui a Otranto non si tocca. E questo è successo, il Castiglione Greci, le sacche di Grecia Salentina sono rimaste proprio perché le popolazioni locali si sono imposte verso la Chiesa di Roma. Cioè la Chiesa del posto si sentiva legata sempre a Bisanzio, è sempre sentita legata a Bisanzio. E quindi anche sul... Adesso le ultime due slide per farvi capire come ci sono proprio delle simbologie analoghe su quelle che io fino adesso sono riuscito a individuare, a parte vabbè tutto il sistema dei chakra sul mosaico di Otranto, eccolo qua, qui ci sono tutti i simboli che corrispondono ai chakra indù sul mosaico di Otranto. Per maggiore chiarezza questa immagine la possiamo vedere anche in un altro modo, ve la faccio vedere. Allora, vediamo un attimo. Eccola qua. Allora, questo è il Vishuddha Chakra, che è il chakra della gola, rappresentato sul mosaico di Otranto. Quindi esplicite simbologie tantriche del mosaico di Otranto. Vedete? Abbiamo l'elefante indiano e abbiamo questo simbolo che è un mantra tipico, è una vocalizzazione che attiva il chakra della gola, nelle tecniche tantriche indù. I monaci rappresentano lo stesso simbolo, guardate, eccolo qua il simbolo, guardate dove lo rappresentano i monaci, nella proboscide con le corna, lo stesso simbolo. Se andiamo a vedere il modo con cui il monaco Pantaleone ha rappresentato il chakra della gola, è analogo a... alla rappresentazione tantrica estratta dal libro Il potere del serpente. Eccolo qui, vedete il simbolo? Corrisponde ancora meglio, andiamo a vedere l'anatta chakra, il chakra del cuore. Il chakra del cuore è rappresentato dall'antilope, dal sigillo di Salomone e da questo simboletto qui, che è il mantra Yama. Questo simboletto qua, se andate a vedere, è posizionato sul dorso dell'antilope nera, vedete? Eccolo là, con le due cetiglie, sono queste due. Poi c'è il puntino, che è questo, e poi il Satchakra Nirupana dice che la stella a sei punte è seduta sul dorso dell'antilope nera. Vedete? La stella a sei punte è seduta sul dorso dell'antilope nera. Questa invece è un'immagine estratta dal Satchakra Nirupana. Quindi i monaci conoscevano i testi indù. Nel 75, in modo nascosto, Indira Gandhi venne a Otranto perché un professore dell'Università di Bangalore segnalò a Indira Gandhi, che era anche una studiosa, un'esperta di tantrismo, segnalò queste figure sul mosaico di Otranto. Lei venne in visita non ufficiale a Otranto, incontrò Don Grazio in riservo, io ero presente a questo incontro perché frequentavo l'oratorio. Io ho conosciuto Indira Gandhi, ero presente con Don Grazio a questo incontro riservato. E va bene, adesso vi faccio vedere le analogie, abbiamo visto che c'è il sistema dei chakra pure sul mosaico, andiamo a vedere le esplicite simbologie. Intanto vediamo lo sciamano e vediamo qual è la figura del mosaico che più si avvicina allo sciamano. Eccola qua. Allora, sciamano, ecco l'immagine. Abbiamo due serpenti sotto i piedi di questo personaggio rappresentato. Qui sono le immagini cosiddette dell'inferno. E poi abbiamo, vedete, due serpenti che si posizionano sul volto del dannato. Allora, dovete sapere che Dante Alighieri, 150 anni dopo il mosaico di Otranto, scrive
metamorfosi tra un dannato e un serpente, con lo un dannato con lo zufolo in bocca e un serpente. Col piede di mezzo gli avvinse la pancia, gli addentò e con gli anteriori le braccia prese, gli addentò l'una e l'altra guancia. Dante scrive, sta rappresentando l'immagine di questa figura 150 anni dopo la realizzazione del mosaico di Otranto. L'uomo che era l'anima, che era fiera divenuta, zufolando si fugge per la valle. Eccolo qui, qui c'è la metamorfosi tra un serpente e un dannato, e il dannato, vedete, ha il pifferetto in bocca, lo zufolo in bocca, zufolando si fugge per la valle. Sirena della doppia coda nella grotta dei cervi, sirena dalla doppia coda nel mosaico di Otranto. 4.000 anni di differenza, eccola lì. Cioè, l'iniziazione è sempre la stessa, non cambia nulla. Questo è un simbolo acquatico che ha tutto un... Nel mosaico è posto vicino al re Salomone e alla regina di Saba, cos'è? È l'elemento femminile che cerca di destabilizzare, è una componente, diciamo, lunare, cosiddetta femminea, che viene rappresentata anche nell'iconografia della Grotta dei Cervi. Anche qui abbiamo scene di vita, diciamo che la Grotta dei Cervi ha proprio questo scopo. Anche qui, vedete, qui c'è un uomo che ha le corna in testa, quello che vi dicevo prima, lo spirito del cervo. Quindi, io si potrebbe continuare a lungo, io vi suggerisco, a parte i miei testi che affrontano tutti questi argomenti, vi suggerisco anche come studio comparato Il potere del serpente di Arthur Avalon, edizioni mediterranee, e La fosfenica grotta dei cervi della dottoressa Leoni. Grazie. Grazie. Grazie.